talking. Ooh-hoo. Ooh-hoo. I came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh-hoo. Ooh-hoo. I felt a little fear upon my back. I said, don't look back, just keep on walking. Ooh-hoo. Ooh-hoo. When the big black horse said, look this way, he said, hey, that day, will you marry me? But I said no, 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 no. I said no, no, you're not the one for me. No, 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 no. I said no, no, you're not the one for me. Gomonata del Gargano è innanzitutto promozione turistica della nostra costa. Noi siamo appassionati di mare, siamo tutti gomonauti, abbiamo la fortuna di vivere in questo anfiteatro naturale che è unico al mondo o comunque tra i più belli del Mediterraneo, e con queste manifestazioni cerchiamo di promuoverlo alla nostra maniera, cioè facendo vedere le bellezze del Gargano, della costa, della nostra terra dal mare, attraverso il mare, anzi proprio quasi sul mare, perché i gommoni stanno a pochi centimetri dal pelo dell'acqua. Questa è la 14ª edizione, sono 20 anni che noi facciamo attività per mare, e ovviamente la Gommonata del Gargano, che è un raduno nazionale di nautica, è il nostro fiore all'occhiello. Ogni anno la ripetiamo, anzi ogni 2 anni la ripetiamo, e spero che possiamo festeggiare presto il trentennale. Thank you.
splendidi posti, queste splendide coste, questo splendido mare e questo splendido persone, equipaggi, che ogni volta che vengo ho delle amicizie veramente belle, belle, belle. E con molto piacere che io vi voglio, ho conservato questo perché è un pezzo di cuore, veramente, no? È la prima comunata che abbiamo fatto. C'eravamo l'obietta piccola, insomma, sì, no? Ci mettevamo sulla sabbia, Al mattino, mi ricordo la prima volta, il mattino ci siamo alzati e i comuni stanno a terra perché c'era stata una mareggiata. Quindi te lo do con tutto il cuore e te lo tieni compreso. Poi veramente dopo tanti anni di navigazione, che ho girato tanti club, veramente sei grande, Marcello. Hai sempre saputo organizzare con dei splendidi amici, collaboratori, e mi ricordo tante cose. Hai sempre organizzato belle cose, bravi. Veramente complimenti, perché siete veramente bravi. Io ci spero, come diceva quello, sai, tentare una voce, un altro po' di momento. Grazie a tutti.